Siamo qua al Sound of 70, ridenominato vegan fruttariano. Fruttariano. E quindi questa è una pasta vegana? Cos'è? No, assolutamente. Questa è una pasta fruttariana, un bucatino, pensate un po'. Come fruttariana? Sembra grano, scusa. Sì, un bucatino. Un bucatino di platano verde. Sono bucati, questi sono spaghetti bucati, no? Sì. Bucatino. Scusa, ma sembra grano, scusa, come fa a essere fruttariano? Come mai? Questa è la dimostrazione che si può riuscire a realizzare un piatto della tradizione, sì, pur usando il platano, che è un frutto. Il platano, quindi l'albero, platano, usi l'albero? No, assolutamente no. Il platano frutto, è un albero a Milano, scusa. Il frutto, il platano è frutto, che è una banana verde sudamericana. Ah, sudamericana! Sì. Che però si può fare con le cupole geodetiche anche in Italia, questo. Sì, volendo sì. Questa pianta può vivere anche qua, no? Frutto. Quindi tu cosa prendi? Il platano? Il platano verde viene frullato, prima cotto al forno per una Facciamo vedere un po' più la luce. Frullato. Frullata al forno per una ventina di minuti, dopo viene impastato ad alta velocità con un robot potente, se no si brucia il motore, no? Come dici sempre tu. E quando poi si realizza questa palla, praticamente viene messa nell'impastatrice. Impastatrice che si può trovare su eBay, no? Sì, dove su Amazon. Un'impastatrice normale, consumer, no? Sì, sì, normale, sì, quella che usano per il grano. Della Simac. Ma quella che usano le casalinghe normali per il grano. Chi fa la pasta, sì. O è professionale, o è particolarmente professionale. Allora, quella professionale è molto più potente e duttile. Ma si può ottenere lo stesso risultato anche con un apparecchio consumer. Quindi la normale impastatrice, sì, impastatrice normale per il grano, che trafila poi la pasta che vuoi tu. Le trafile sono in bronzo sempre e io realizzo. Spiega cos'è la trafila. Trafilatura vuol dire che? Trafilatura significa la forma che viene data all'impasto. Ok. Dopodiché quando tu le hai formate le lasci a temperatura ambiente, no? Giusto? Vengono seccate almeno 12 ore. Seccate a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Con un panno di cotone, non di lino, di cotone. Bravo, di cotone, che è un frutto, il cotone. Un cotone di cotone. Il cotone è un frutto, no? Il pelo del seme. Assolutamente. No? Okay. Un panno di cotone oppure si possono anche lasciare all'aria aperta tranquillamente. L'importante è che l'ambiente non sia contaminato da polveri. 12 ore, no? 12 Dopo 12 ore le puoi. Però chiaramente prima, per riuscire a dividerle che non si impastino, bisogna sempre passarle con un po' di farina. Un po' di farina di platano. Di platano. Sempre il frutto della sudamericana. Assolutamente, stiamo parlando del frutto, il frutto del platano, di platano sudamericano, che è il platano. Il platano. Il platano. Quindi butti un po' di farina per evitare che si attacchino. Esatto. 12 ore, dopodiché le puoi usare come una pasta normale e buttarla nell'acqua bollente? Esatto. Nell'acqua bollente. L'acqua deve essere bollente, se no finisce con l'impazzarsi e non riesco. L'acqua bollente, quindi 90 gradi. 90 gradi. L'acqua che bolle. Bolle a quella temperatura. Gradi. Sì. Ah, il bene. Risultato è questo qui. Quindi dove siamo qua? Via Acciaia 4, metropolitana Dergano, zona Maciacchini. Zona Dergano Maciacchini, sì. Fermata Dergano, fermata Dergano. Metropolitana gialla di gialla. Siamo a Roma, sì. Qua no? No, siamo a Milano. Ma Milano, la capitale morale d'Europa, no? Giusto? Così. Capitale morale d'Europa. Dicano, okay. Dicano. Dove c'è il vero potere economico del mondo, sì, d'Europa, no? In effetti sì, molto ok. Culto. Infatti la Nestlé sta ad Assago. Sì. Infatti. Ti sei freddo il bucatino per Ah, ma che non è quello di spaghetti di cetriolo questo bisogna mangiarlo caldo. Questo è un buon bucatino caldo.